Oggi parliamo del fenomeno di Raynaud, patologia molto importante soprattutto in questo periodo. Sta arrivando il freddo, siamo in dicembre, siamo ormai alla metà di dicembre, le temperature stanno abbassandosi e una delle cose che si esaspera di più, uno dei problemi clinici che si esaspera di più in questo periodo è il fenomeno di Raynaud. Cos'è il fenomeno di Raynaud? Il fenomeno di Raynaud è quella situazione per cui alcuni individui non hanno semplicemente le mani fredde, come tutti hanno naturalmente durante questa stagione o comunque quando la temperatura si avvicina allo zero, ma queste mani fredde diventano gialle, diventano bluastre, diventano addirittura nere. Ci sono degli individui quindi che hanno una particolare sensibilità al freddo che si manifesta sulle estremità. Quindi non si tratta di una cosa che si guarisce coi guanti, perché questo problema è un problema che poi si verifica, a seconda naturalmente della gravità, anche se non c'è un freddo terribile. Quindi il fenomeno di Raynaud vuol dire che i vasi sanguigni periferici si contraggono in maniera anomala, in maniera precoce, in maniera esagerata, quando la temperatura si abbassa. Sono individui che soffrono moltissimo perché devono mettersi i guanti, spesso si creano alle estremità in cui non arriva il sangue delle dita, si possono creare dei tagli, addirittura possono crearsi delle situazioni per cui anche proprio il tessuto soffre. Questa situazione in cui soffrono i tessuti periferici la vediamo per esempio nel diabete, la vascolo neuropatia diabetica, anche lì vediamo una sofferenza delle estremità, dei piedi, tante volte nel diabetico difatti tagliano il dito, il piede, eccetera, eccetera. La vediamo nel morbo di Burger, dovuto molto spesso quasi esclusivamente al fumo, anche lì c'è una problematica delle arterie, soprattutto degli arti inferiori, che spesso anche quella porta all'amputazione. Però nel caso del fenomeno di Raynaud non si tratta di fumo, non si tratta di diabete, non vengono colpiti tanto gli arti inferiori, quando prevalentemente gli arti superiori perché più esposti al freddo, ed è una patologia sostanzialmente autoimmune, ovvero questi soggetti che hanno questa tendenza a questa esagerata risposta negativa allo stress sono soggetti che poi magari hanno anche altri problemi, hanno una tendenza che magari non è ancora manifesta, quindi è importante capire che c'è questo problema perché magari dobbiamo prevenire quello che sarà un domani, la tendenza all'artrite reumatoide, la tendenza ad avere una problematica tipo la fibromialgia e così via. Quindi colpisce soprattutto, diremo, soggetti che hanno comunque una patologia autoimmune che noi chiameremo di tipo TH2, ovvero che colpisce a livello sistemico. Quindi in questo periodo dico, queste persone soffrono in maniera particolare. Cosa possiamo fare per aiutare queste persone non solo adesso, ma durante l'anno affinché le arterie non siano così contratte, affinché il sangue circoli più liberamente anche nella periferia. Ecco, sappiamo che uno dei problemi dell'inverno è proprio questo sangue che si concentra nella parte centrale del corpo e non circola più in periferia, non va più a irrorare i tessuti periferici. Allora qui la cosa più efficace da fare naturalmente e anche più ad ampio spettro è somministrare degli omega 3. Gli omega 3 hanno un effetto di fluidificare il sangue, hanno un effetto antiagregante-piastrinico, ma hanno anche un effetto antinfiammatorio che giova anche nelle patologie autoimmuni. Quindi l'omega 3 diremo che copre molto bene questo discorso. Ma in realtà tutti i grassi sono importanti, quindi sono importanti anche gli omega 6. L'Enothera biennis, di cui abbiamo parlato anche in un altro video che ho fatto in mezzo alla natura, è una pianta ricca di omega 6 che è particolarmente interessante anche nel fenomeno di Raynaud. E poi tutto ciò che tende a dilatare le arterie è utile, per esempio il ginkgo biloba certamente è estremamente utile, e anche una molecola interessante che deriva dalla vitamina B3, l'hexaniacinamide. Questa molecola è una molecola che deriva appunto dalla vitamina B3 ed è unita con l'inositolo, infatti si chiama inositolo hexaniacinamide, e ha gli stessi effetti che ha la vitamina B3 di dilatare. Se noi prendiamo la vitamina B3, che è una vitamina molto importante anche sul piano disintossicante, perché proprio attivando la circolazione disintossica. È una vitamina che alcune volte dà fastidio, perché se tu ne prendi 100 mg,
questa attivazione della circolazione ti fa venire anche delle macchie rosse per qualche minuto, ti fa venire una specie di orticaria che può disturbare, ma che è conseguenza di questa dilatazione periferica. Questa particolare molecola a base di vitamina B3 e di inositol invece non ha questi effetti collaterali, ma agisce in maniera specifica in questa patologia che è il morbo di Raynaud, il fenomeno di Raynaud. Quindi ricordiamoci questo. Poi tutto il resto, abbiamo le solite cose. Il magnesio naturalmente può essere ovviamente utile, però le cose più importanti sono da una parte gli omega 3, dall'altra parte gli omega 6 della Enotera biennis, che hanno un effetto, dico, profondamente curativo, perché tra l'altro questa patologia la vedremo più frequentemente nelle donne. Gli omega 6 dell'Enotera biennis curano proprio molti aspetti femminili, che vanno dall'acne, per esempio, su base ormonale, anche a questo fenomeno, quindi curano tutti quelli che sono le problematiche legate al sistema ormonale femminile. Gli omega 3, dicevo, con il loro effetto antinfiammatorio sono molto utili anche proprio in generale le patologie autoimmuni, e qui parliamo sostanzialmente di una patologia autoimmune. E poi quando andiamo a lavorare sull'aspetto banale, che è quello della dilatazione periferica, non lavoriamo banalmente appunto solo col magnesio, questo è il concetto, ma lavoriamo con qualcosa di specifico. E allora ecco qui questa molecola, inositolo hexaniacinamide, la quale ha un effetto molto specifico. Se non la trovate, la cercate su internet e la trovate facilmente. Ecco. Poi si parla anche di carnitina, per esempio la carnitina ha anche un buon effetto dando energia ai tessuti, anche scalda i tessuti e può essere anche utile in questi pazienti, ma ha un effetto naturalmente più marginale rispetto alle cose specifiche di cui vi ho parlato. Se vi è piaciuto questo video, clicca mi piace, commenta, clicca sulla campanellina per essere informato sui prossimi video e seguimi anche sul sito Scienza Natura.